Quali sono le caratteristiche di una fattrice straordinaria? Io sono sempre Giuliano Stracci, apicoltore dal 1984, formatore e innovatore nel settore apicoltura. Il nostro ruolo è quello di trasmettervi delle novità e farvi crescere, sia per voi che per noi, perché di esperienza qui ne abbiamo un sacco, circa 40 anni, stiamo entrando nel 40° anno di apicoltura sperimentale, durante i quali ho sperimentato tutti i metodi nuovi per andare avanti in apicoltura con un modo nuovo e funzionante. Allora, vi ricordo che il 23 novembre prossimo del 2023 chiuderemo la vendita ai nostri videocorsi. E chi ha già acquistato i videocorsi avrà l'accesso a vita, potrà continuare a vederli. Chi non l'ha acquistati e le vuole acquistare ha i link in descrizione per acquistarli e per vedere anche la prima lezione gratuita. Quindi ora passiamo a vedere entrare nell'argomento di questo video. Che cosa intendiamo come fattrice? Una fattrice è una regina che è destinata a produrre delle regine discendenti, una regina selezionata che è destinata a produrre delle regine discendenti. Quindi la fattrice è importantissima, importantissima per effettuare un miglioramento genetico della specie, della razza. Quindi noi non trattiamo questo apiario da 16 anni, quindi dal 2007, che non effettuiamo nessun trattamento contro la varroa. Questa è una famiglia che è stata creata quest'anno da una madre altrettanto importante e ora vi descriveremo perché questa è straordinaria. Considerate che non ha avuto nessun trattamento, così come tutto l'apiario non l'ha avuto da 16 anni. Vabbè, qui ho ridotto già il numero dei telaini perché aveva acquistato un sacco di scorte, quindi i telaini più pesanti di sponda, quelli laterali, li ho levati e li abbiamo smielati. Aveva messo un sacco di scorte di inula e quindi già questa è una cosa straordinaria. Mi dispiace non farvi vedere l'inula che è già stata smielata, ma la vedete nel barattolo in altri video. Quindi abbiamo lasciato i telaini più leggeri di scorte. Perché? Perché in inverno poi alla fine tante scorte laterali sono anche dannose, tendono a raffreddare quando il glomere si stringe. Questa dimensione non è quella del favo naturale, è una cassa che è stata, cioè dell'alveare naturale diciamo, è una cassa che è stata creata dall'uomo. Allora, avete visto già due telaini d'Adant, questo è un Langstroth. Cerchiamo di togliere col tempo tutti i telaini d'Adant e poi toglieremo anche i Langstroth perché passiamo con gradualità alle nostre GS. Allora, intanto andiamo a vedere questo telaino, vediamo se è il primo che contiene. Ora la covata si sta restringendo perché stiamo andando verso il solstizio d'inverno, quindi il giorno più corto dell'anno, quindi vanno verso il blocco di covata naturale. Quindi per ora covata non ne abbiamo vista, però guardate queste api, che bellezza che sono. Non si vedono varroe, anche se ne vedesse una non cambierebbe nulla, sono piuttosto calme, ali deformi non se ne vedono, sono veramente 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 belle. Quindi le caratteristiche è: questa famiglia ha fatto un sacco di scorte di miele, di inula, dopo un'estate estremamente siccitosa, in cui qui in zona praticamente non hanno raccolto, hanno raccolto il minimo indispensabile giusto per la sopravvivenza. Ecco, qui c'è un telaino che ha delle corone di miele di inula e del nettare, che ancora non ha avuto il tempo di maturare perché poi si è rinfrescata l'aria, sono arrivate le piogge, quindi una parte di queste scorte già le hanno consumate. Guardate sempre le api, che bellezza che sono. Allora, la caratteristica è che nonostante la siccità estiva, una delle caratteristiche
Questa famiglia è una famiglia molto ben sviluppata, quindi essendo cresciuta in un ambiente siccitoso, senza polline e senza nettare, tuttavia è riuscita a mantenere un elevato numero di api. Ecco, vediamo, stanno restringendo la quantità di covata perché vanno verso il blocco e è normale che sia così. Queste api, se stanno bene, generalmente le api quando si va verso il solstizio d'inverno vanno naturalmente verso il blocco di covata. Chi fa i trattamenti ovviamente le manda verso il blocco di covata perché le spidocchia con i trattamenti, ma queste non sono state spidocchiate in alcun modo. Questo è un primo telaino dove doveva essere presente della covata. Vediamo, sì, c'è della covata aperta su questo telaino. Poi, altra caratteristica importante, tanta covata non è segno sempre di buona selezione, perché una famiglia che produce sempre tanta covata è una famiglia che ha una longevità media delle api bassa. Queste api riprendono un po' delle caratteristiche di selvaticità, caratteristiche primordiali di sopravvivenza, dove le api, ecco, questo è un telaino con covata opercolata, guardate la bellezza degli opercoli, guardate le api. Allora, queste api non hanno bisogno di fare tantissima covata, eppure sono numerose, nonostante che siamo ormai al 23 novembre, abbiamo tante api dentro questo alveare. Non hanno bisogno di fare tanta covata perché hanno una longevità media alta. E questa è una caratteristica importante perché? Perché permette di conservare la fertilità della regina per un periodo di tempo molto più lungo rispetto a quelle regine che depongono 10 telaini di covata tutta la stagione e poi fanno presto ad esaurire la loro fertilità. Terzo telaino di covata, ecco la regina, marcata di rosa perché noi diluiamo tutti i colori con il bianco per renderli più visibili. Ha un'ala clippata per evitare la sciamatura. La covata è bella, in parte aperta perché sono nate le api, sono nate le api, magari ci saranno anche delle uova, ora adesso non le vedo da qui, sì, ci sono anche delle uova, quindi dove nascono poi vengono riempite con le nuove uova, finché sarà il momento di andare avanti, perché poi verso tra novembre e dicembre andranno in blocco di covata in modo naturale. Altra caratteristica, questa regina non sono api aggressive, guardate, io posso anche levarmi un guanto. Vedete, non mi stanno attaccando. Questa non è necessariamente una qualità di resistenza alla varroa, può essere una qualità caratteriale stessa delle api stesse. Però se una famiglia buona diventa improvvisamente aggressiva, allora gatta ci cova, ecco, vuol dire che ha una condizione di difficoltà. Una condizione di difficoltà che può essere dovuta da vari fattori, ma anche eventualmente anche dalla crescita della popolazione di varroa all'interno dell'alveare. Ora gli mettiamo un nutritore a tasca come diaframma. Dunque, altra straordinaria fattrice per il 2024. Questa regina ha iniziato la carriera a giugno 2023, ora siamo l'11 novembre 2023, non ha mai ricevuto trattamenti contro la varroa, quindi siamo nella fase di invernamento, guardate com'è piena questa cassa.
Che cos'è la prima cosa straordinaria? Questa famiglia non ha fatto tanta covata per tutta la sua carriera da giugno ad ora. E questo è un fatto positivo. Fatto positivo per due motivi. La famiglia che non fa tanta covata ci indica che la longevità media delle operaie è molto alta. Cioè, vivono di più di quello che è la media di altre famiglie che magari fanno covata su 10 telaini tutto l'anno, cioè tutto il periodo produttivo. Uno. Seconda poi, se la famiglia non fosse resistente alla varroa, tanta covata corrisponde a tanta varroa. Quindi questa riacquisisce un po' delle caratteristiche primordiali, dell'ape primordiale, cioè dell'ape selvatica, che non aveva necessità di fare tanta covata, aveva necessità di avere tante api nello spazio che occupava all'interno dell'albero cavo, che gli servivano ad andare avanti nel miglior modo possibile, perché la regina deve mantenere la fertilità più a lungo che sia possibile. Quindi andiamo a vedere telaino per telaino. Sono tutti telaini Langstroth. Questa è un'arnia d'Adant con un fondo di rete sollevato di 7 cm che permette di tenere il telaino Langstroth. Questo è un primo telaino con un po' di scorte. Api, guardate, bellissime. Non si vede un difetto su queste api. Api tranquille, belle. Allora, uno. Non sono sempre state così tranquille, perché fino a pochi giorni fa giravano i calabroni. E quindi erano sul difensivo queste api. Adesso si sono calmate. Ecco il primo telaino di covata con la mamma marcata di rosa. Marcata di rosa perché tagliamo tutti i colori con il bianco, quindi è nata quest'anno, doveva essere marcata di rosso. Andiamo a vedere la covata. Allora, i buchi aperti sono, adesso non si vede perché non c'è abbastanza luce, rioccupati da uova, perché da qui è sfarfallata la covata, ovviamente. Guardate sempre le api, perché da questo telaino nasce covata, e le api che sono infestate da varroa dovrebbero avere dei difetti o comunque magari delle varroe visibili, e non sono visibili delle varroe qui. Quindi proseguiamo nella visita. Io mi muovo sempre con delicatezza, perché queste sono api da selezione e comunque sia ho rispetto delle api. Quindi se posso andare lento, vado lento per fare meno male che sia possibile a loro. Ecco un altro telaino contenente covata. È finita la fioritura dell'inula. E adesso stanno portando del polline, ancora non ho capito che pianta è che piante stanno raccogliendo, però probabilmente qualche fiorellino di campo che trovano a distanza, a 1 o 2 chilometri di distanza. La covata adesso non è tantissima, perché andiamo verso il blocco di covata invernale, però quella poca che è bella, cioè una presenza alta di varroa con poca covata dovrebbe manifestare dei grossi difetti sia sulle api che sulla covata. Invece qui tutto scorre bene, nel modo più giusto. E questo è un risultato straordinario, perché roba del genere non trattata da 16 anni, l'intero apiario ovviamente, e con questi risultati fate il giro non dell'Italia e basta, del pianeta Terra, e poi mi raccontate quanta gente ce l'ha roba del genere. Tutto questo lavoro non è che ci è caduto così per grazia ricevuta, ma perché abbiamo sgobbato in una maniera, io in particolare su questo aspetto,
ho sgobbato in una maniera indecente per anni, 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 decine di anni. Ecco, questo è un residuo del nostro candito che è uscito dal sacchetto, il nostro candito artigianale. Adesso lo levo, lo mangiano più che volentieri, guardate, ve lo metto qui, così lo vedete durante la visita quello che gli fanno. Anche qui c'è della covata, vediamo, ci sono anche delle larve aperte, giovani, quindi siamo al terzo telaino con la covata. Si stanno preparando con l'ultima covata prima di entrare proprio nell'invernamento. Allora, prima di parlarvi degli ultimi fattori importanti che determinano una resistenza alla varroa, vi ricordo che il 23 novembre sarà chiusa la vendita dei nostri corsi, quindi chi li ha acquistati anche in passato continuerà ad avere l'accesso a vita ai videocorsi, chi li acquista ora ugualmente, e quindi ora avete il link in descrizione per vedere le prime lezioni gratuite e eventualmente anche i link per passare all'acquisto. E adesso continuiamo il discorso per quanto riguarda la resistenza alla varroa. La resistenza alla varroa non è soltanto VSH, cioè la sensibilità igienica verso la covata infestata, quindi la pulizia della covata infestata, viene eliminata la covata insieme al parassita stesso. È determinata anche da altri fattori. Dunque, fossilizzarsi soltanto su un fattore solo può voler dire creare delle condizioni negative per le famiglie e per la selezione stessa, perché esasperando una sola caratteristica si rischia di farla diventare come una sorta di malattia autoimmune, come quei ceppi di api che a livello sperimentale sono stati selezionati con VSH estremo e eliminano anche la covata sana, la covata buona, quindi muoiono perché non hanno un ricambio generazionale, e questo non deve accadere. Mentre invece, se noi selezioniamo tutte le caratteristiche necessarie per ottenere una naturale resistenza alla varroa, allora dobbiamo tenere conto del grooming, cioè della capacità tra un'ape e l'altra di spulciarsi fra di loro. Dobbiamo tenere conto della lunghezza del ciclo larvale: più corto sarà il ciclo larvale dell'ape, meno saranno le varroe riprodotte all'interno delle cellette. E un'altra caratteristica importantissima è la selezione di un fattore biochimico di feromonale delle api stesse, che invece di essere attraente per la varroa diventa un fattore di repulsione. Quando noi selezioniamo tutti questi fattori messi insieme, praticamente adottiamo un metodo simile o quasi uguale a quello che ha adottato l'ape cerana, che è l'ape orientale dalla quale è arrivata la varroa 42 anni fa in Italia. Quindi noi riprendiamo la selezione dal punto di vista naturalistico, non sperimentale. Sperimentazione va bene per chi fa ricerca, per chi vuole dimostrare certe cose, ma noi vogliamo creare delle api che siano vitali come dovrebbe essere in natura, vitali e produttive. Quindi, se volete assimilare i nostri metodi di selezione, vi ricordo che la vendita dei videocorsi chiude il 23 novembre di questo mese. Guardate, questo è un telaino di sponda che ha polline e nettare, lo stanno raccogliendo per chiudere. Questo praticamente sarà l'ultimo telaino di covata, quindi avete visto tre telaini di covata e tante api. Poi covata su tre telaini non a tutto telaino, solo una porzione di telaino, quindi in tutto sarà un telaino e mezzo di covata se si considera se fosse completamente piena. Guardate anche il pezzetto di candito che ho messo prima, come lo stanno divorando. Cioè, sono tutti fattori che messi nell'insieme fanno la differenza fra un'apicoltura redditizia e un'apicoltura da fallimento. Quindi
diciamo che la formazione che noi diamo, oltre a essere conveniente per noi, per carità, perché noi li vendiamo i videocorsi, non è che li regaliamo, oltre a essere conveniente per noi, è molto conveniente anche per voi. Iniziare con il piede giusto o proseguire, anche se si è già iniziati, proseguire con un piede migliore può fare la differenza fra fallire o procedere nel modo migliore. Quindi ora vi saluto e ci vediamo a un altro video.